Carlo Scarpa, lei ha studiato quello che ci costerebbe come bad company, cioè come parte del debito all'Italia che non viene rilevato dalla cordata degli imprenditori e che quindi tocca a noi tutti. Ha studiato questi costi e quindi lei forse ci può raccontare quanto ci costerebbe l'Alitalia presa da Colaninno e quanto ci costerebbe invece un fallimento di Alitalia. Ma ci provo. Premetto che i costi sono importanti, ma sono importanti anche i benefici di avere una compagnia italiana piuttosto che no, e su questo mi piacerebbe tornare dopo, perché non sono poi tanto convinto della desiderabilità di avere una compagnia italiana. Però, quindi diversamente dal sottosegretario Russo, sì. Esattamente, però magari ne parliamo dopo. Sui costi distinguiamo un po' di cose intanto. All'Italia è in amministrazione straordinaria, l'Italia sta per andare in liquidazione e quindi, diciamo così un po' informalmente, fallisce comunque. Il problema è cosa succede da lì in poi, ovvero rileva alcune attività immediatamente CAI oppure semplicemente si sgonfia l'Italia e il giorno dopo gli spazi dell'Italia saranno occupati da altri? Questo è l'interrogativo. In questi termini, perché il giorno stesso in cui smettessero di volare gli aerei all'Italia, altre compagnie potrebbero rilevare i cosiddetti slot, quelle tratte. Allora, all'Italia ha tre cose che credo abbiano un qualche valore, a parte terreni, immobili, cose di questo genere: un po' di aerei, gli slot, quindi i diritti di decollo e di atterraggio, e il marchio, se vale qualcosa, cosa che io credo, però difficile dire quanto. Fin quando Alitalia continua a operare e star lì a presidiare gli slot hanno un valore. Nel momento in cui Alitalia cessa, viene liquidata e nessuno vuole più in quegli slot, è chiaro che saranno riallocati. Quindi se si riesce a vendere all'Italia, quindi faccio per dire il Milano-Parigi o il Roma-Parigi, da quel giorno è probabile che se lo prenderebbe Air France o Air France o qualcun altro. Purtroppo questi slot non sono allocati in modo particolarmente trasparente, ma qualcuno quel servizio lo effettuerà. Quindi il problema della differenza tra vendere a un soggetto e lasciare semplicemente sgonfiare l'impresa è che se vendi a un soggetto hai una qualche entrata in più, almeno ti paga gli slot e quello che ti può pagare, hai un po' di esuberi in meno, immagino, nel senso che chi rilevasse questa cosa all'interno di un pacchetto anche di scambio politico contratta sugli esuberi, contratta su tante cose, a questo punto vedremo che gli esuberi saranno 5, 7 mila, 3 mila, non lo so, però saranno un certo numero. Se all'Italia semplicemente da oggi cessa di esistere e arriva un altro operatore a riempire gli spazi, questo operatore potrebbe riassumere tutti i dipendenti dall'Italia, potrebbe non riassumere neanche uno, potrebbe fare tante scelte. Scusi, se io fossi Lufthansa o Air France o un'altra compagnia internazionale, oggi forse più che fare un'offerta a Fantozzi mi converrebbe aspettare il fallimento? Ma il problema delle offerte internazionali è esattamente com'è? Questo. Il primo ottobre, dice, certo. Marco Alfieri. Ma il problema delle offerte internazionali è esattamente questo, che o va in porto l'offerta CAI, o se non va in porto l'offerta CAI, gli altri aspettano e fra un po' avranno gli slot a costo zero che adesso invece la cosiddetta polpa, pagare. Come la chiama qualcuno. Ponti? Sì, ma su questo, proprio sugli scenari futuri, volevo aggiungere una cosa. Che immaginiamo che invece l'operazione italianità rimanga, cioè rimanga italiana. C'è un impegno politico di mantenere una compagnia di bandiera. Immaginiamo che questa compagnia di bandiera non vada tanto bene e tra due anni sia di nuovo in difficoltà. Cosa succede? Quell'impegno politico rimane e scatteranno operazioni protezionistiche ulteriori. E si possono fare, ci sono mille trucchi diversi, in particolare agendo sulla gestione aeroportuale, sui meccanismi aeroportuali. Questo è un costo aggiuntivo rilevantissimo per i viaggiatori italiani. Noi abbiamo già pagato caro anche in termini di mancata concorrenza. L'Economist stima che gli italiani hanno pagato circa il 25% in più nei 10 anni passati. Vogliamo dire per televisione che
il costo del biglietto aereo Milano-Roma urla, grida vendetta. È indecente. Perini è d'accordo con me. Ogni volta che ci tocca, perché c'è pochissima concorrenza e quindi certo, è difficile non dimentichiamo di nuovo che la concorrenza, quel poco di concorrenza che è stato messo in Europa, ha generato le compagnie low cost che ci hanno fatto pagare meno gli aerei anche sulle compagnie di bandiera, perché hanno dovuto adeguarsi, andare in giù, e le low cost sono nate contro gli interessi dei singoli paesi. Ryanair, per non far nomi, ha dovuto scappare dall'Irlanda perché attaccava Aer Lingus, la compagnia di bandiera, e ha dovuto rifugiarsi a Stansted. Quindi questa azione, il sorgere delle low cost, è stata fatta contro la ma allora forza delle insisto con tutto il rispetto per i lavoratori all'Italia che sono qui presenti e per i piloti che hanno diversamente gli uni dagli altri altri sbocchi di mercato, perché i piloti magari lavorando di più, essendo costretti ad andare in Estremo Oriente o nel Golfo, insomma un altro lavoro lo trovano, no, e molte altre, sì. Molte altre, questo non è vero per i precari di Alitalia, e non è vero per è vero per solo una piccola parte dei lavoratori di terra. Questo è un settore che in qualche modo tira nonostante le prospettive internazionali. Pensiamo a quelli che i settori maturi che delocalizzano in Cina, ecco, quella, ma ci sono già stati quest'anno 25 compagnie aeree nel corso del 2008 che non è ancora finito, che sono fallite, e qualcuno prevede che altre inevitabilmente ne falliranno. Che cosa succede? La domanda c'è, quindi continuerà a essere servita da soggetti più efficienti. Ma allora, non è che manca la domanda. Allora diciamo, io salto subito alla conclusione, tutto sommato non mi dispiacerebbe vedere il fallimento di Alitalia per una serie di ragioni, però paradossalmente forse i costi del fallimento sono superiori ai costi dell'operazione perché lei ha qua, questo è importante dirlo, perché lei è quantificato sulla voce.info in quasi 3 miliardi di euro i costi del piano CAI, giusto? Allora, ci sono dei costi dell'operazione che ci sono comunque, il debito di Alitalia che non sarà coperto dall'attivo, eccetera, eccetera. E questo c'è, sia che arrivi CAI il giorno dopo, sia che non arrivi. Dopodiché, CAI che differenza fa? Qualche centinaio di milioni in più, forse 300 milioni in più, perché CAI paga qualcosa ad Alitalia. E poi c'è il problema degli esuberi, che è un problema rilevante per i lavoratori, rilevante anche per i contribuenti, perché sono degli esuberi, poi questi vanno a gravare sulle casse dello Stato. Per cui, in termini di costi immediati, il fallimento sarebbe peggio dell'opzione CAI. Quei costi a cui faceva riferimento Marco Ponti, peraltro, il rischio che nel futuro ci troviamo con dei costi ulteriori che dobbiamo... Perché già tante volte i politici hanno giurato che era l'ultima volta che finanziavano l'Italia, quante ma poi costretti dalle circostanze. È successo anche quando era presidente lei. Allora, mi lasci soltanto... Dopo. È stata rifinanziata dopo, per il rotto della cuffia. Anche il ministro Tremonti ha detto non l'hanno finanziata quando ero ministro io, mi ero dimesso, ma poi era quell'anno lì. Questo era distratto. Questione di qualche settimana. Mi lasci soltanto ricordare il modo in cui è stato semplificato il suo calcolo, tanto perché sia chiaro a chi ci ascolta, con il piano CAI, cioè quello che separa il debito all'Italia dalla polpa, diciamo così. Dopodiché c'è il rischio imprenditoriale, ci devono mettere 1.000.000 euro, e appunto è una scommessa comunque non facile per questi imprenditori, non è che voglio dire che sono degli avvoltoi, però con questa separazione verrebbe a costare pagare il debito all'Italia ulteriore agli italiani, ai contribuenti, circa 72 euro e mezzo a testa, calcolando 40 milioni di contribuenti italiani. Evapora il taglio dell'ICI, dice cattivissimo il giornalista del Sole 24 Ore. Fate così. Marco Alfieri.